Siamo in mezzo all'ottavo cerchio, divisi in 10 bolge, e oggi leggiamo il canto che descrive la nona bolgia, quindi il penultimo fossato di questo luogo dell'inferno destinato a punire i fraudolenti. Lo leggiamo tutto di seguito e poi riprendiamo la spiegazione. A un certo punto faremo una pausa durante la quale potrete inviare le vostre domande alla chat oppure farle a voce. Chi poria mai, pur con parole sciolte, dicer del sangue delle piaghe appieno, che ora vidi per narrar più volte? Ogni lingua per certo verria meno per lo nostro sermone, per la mente che hanno a tanto comprendere poco seno. Se il s'aunasse ancor tutta la gente che già in sulla fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente per gli troiani e per la lunga guerra che dell'anella fe sì alte spoglie, come Tivio scrive che non erra, con quella che sentio di colpi d'oglie per contrastare a Ruberto Guiscardo e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie a Ceperan, laddove fu bugiardo ciascun pugliese, e là da Tagliacozzo, dove senza arme vinse il vecchio Alardo, e qual forato suo membro e qual mozzo mostrasse, da equar sarebbe nulla il modo della nona bolgia sozzo. Già veggia per mezzul pendere o lulla, con tidio un, così non si pertugia, rotto dal mento in fin dove si trulla. Tra le gambe pendevan le minugia, la corata pareva e il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le man s'aperse il petto, dicendo: Or vedi com'io mi dilacco, vedi come storpiato è Maometto, dinanzi a me sen va piangendo a lì, fesso nel volto, dal mento al ciuffetto. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminastor di scandalo e di scisma, fuor vivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro che n'ha cisma sì crudelmente, al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa enigma, quando aven volta la dolente strada. Però che le ferite son richiuse prima che altri dinanzi li rivada. Ma tu chi sei che sullo scoglio muse, forse per indugiar dire alla pena che è giudicata in sulle tue accuse? Né morte il giunse ancor né colpe il mena, rispose il mio maestro a tormentarlo, ma per dar lui esperienza piena a me che morto son, convien menarlo per lo inferno qua giù di giro in giro, e questo è ver così com'io ti parlo. Più fuor di cento che quando l'udiro s'arrestaron nel fosso a riguardarmi per maraviglia, obliando il martiro. Or dia fra dolcin dunque che s'armi, tu che forse vedrai il sol in breve, s'ello non vuol piuttosto seguitarmi, sì di vivanda che stretta di neve non rechi la vittoria al noarese, che altrimenti acquistar non saria leve. Poi che un piè per girsene sostese, Maometto mi disse sta parola. Indi a partirsi in terra lo distese. Un altro che forata avea la gola, il tronco, il naso, infin sotto le ciglia, e non avea mai che un'orecchia sola, ristato a riguardar per maraviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna, che era fuor di ogni parte, vermiglia, e disse: O tu cui colpa non condanna e cui io vidi in su terra latina, se troppa assimiglianza non mi inganna, rimembriti di Pier da Medicina, se mai torni a vederlo dolce piano, che da Vercelli a Marcabò dichina. E fa sapere ai due miglior da Fano, a Messer Guido e anche ad Angiolello, che se l'antiveder qui non è vano, gittati saranno fuor di lor vasello e mazzerati presso alla cattolica per tradimento d'un tiranno fello. Tra l'isola di Cipri e di Maiolica non vide mai sì gran fallo nettuno, non da pirate, non da gente argolica.
quel traditor che vede pur con l'uno e che alla terra che tale qui meco vorrebbe di vedere esser digiuno, farà venirle a parlamento seco, poi farà sì che al vento di focara non sarà lor mestiere voto né preco. E io a lui: dimostrami e dichiara se vuoi chi porti su di te novella, chi è colui dalla veduta amara. Allor pose la mano alla mascella d'un suo compagno e la bocca gli aperse, gridando: questi è desso, non favella. Questi scacciato il dubbiar sommerse in Cesare, affermando che il fornito sempre con danno l'attender sofferse. Oh, quanto mi pareva sbigottito con la lingua tagliata nella stronza, pur io che a dir fu così ardito. E un che avea l'una e l'altra man mozza, levando i moncherin per l'aura fosca, sì che il sangue facea la faccia sozza, gridò: ricorderatti anche del Mosca che disse lasso, capo a cosa fatta, che fu mal seme per la gente tosca. E io gli aggiunsi: è morte di tua schiatta, perché egli accumulando duol con duolo, sen'gio come persona triste e matta. Ma io rimasi a riguardar lo stuolo e vidi cosa ch'io avrei paura senza più prova di puntar lassù, se non che coscienza m'assicura la buona compagnia che l'uom francheggia sotto la svergo del sentirsi pura. Io vidi certo, e ancor par ch'io il veggia, un busto senza capo andarsi come andavan gli altri della trista greggia, e il capo tronco tenea per le chiome, pesol con mano a guisa di lanterna, e quel mirava noi e dicea: oh me! Di sé facea se stesso lucerna, ed eran due in uno e uno in due, come esser può quei sa che si governa. Quando diritto al piede del ponte fue, levò il braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue, che fuoro: or vedi la pena molesta, tu che spirando vai veggendo i morti, vedi se alcuna è grande come questa. E perché tu di me novella porti, sappi chi son Bertrand dal Bornio, quelli che diede al re giovane i mai conforti. Io feci il padre il figlio in sé ribelli. Achitofel non fe più di Absalone e di David coi malvagi ponzelli. Perch'io partì così giunte persone, partito porto il mio cerebro lasso dal suo principio che è in questo troncone, così s'osserva in me lo contrapasso. Allora, vi ricordate che l'ultimo episodio che abbiamo letto era quello di cui era protagonista Guido da Montefeltro, appartenente alla stessa bolgia ottava a cui appartiene il grande Ulisse, protagonista del canto ventiseiesimo. Tra quell'atmosfera che Dante aveva descritto addirittura attraverso immagini serene e piacevoli, come una sera d'estate, in cui un contadino che si riposa nel monte, vede la sua valle piena di lucciole. Qui ora, tra quella descrizione, insomma, della bolgia dove sono puniti questi peccatori, la cui definizione resta tuttora controversiale, e quest'altra nona bolgia, il Dante scrittore fa una pausa di ben due terzine per dichiarare l'ineffabilità di quello che deve raccontare ora. E quindi inizia questo canto ventottesimo con una domanda retorica che indica appunto l'impossibilità di descrivere pienamente lo spavento e lo schifo che lui vide dopo aver lasciato la fiamma di Guido. Chi poria mai, cioè chi potrebbe mai, pur con parole sciolte, cioè anche in prosa, quindi in parole non legate
dal verso dicer del sangue e delle piaghe appieno, chi ora vidi per narrar più volte, cioè chi potrebbe mai dire, anche scrivendo in prosa, il che tradizionalmente, insomma, già i poeti latini notavano che fosse più facile che scrivere in verso, parlare pienamente del sangue e delle piaghe, delle ferite che io vidi ora, anche provando a scrivere più volte e correggendo. E risponde: ogni lingua per certo verrìa meno, cioè ogni lingua chiaramente sarebbe insufficiente per lo nostro sermone e per la mente che hanno a tanto comprendere poco seno. Cioè, è una situazione inenarrabile quella che appunto Dante si accinge a condividere con noi per due motivi: a causa della limitatezza del nostro sermone, cioè della parola umana, del nostro discorso, e anche a causa della mente, perché entrambe, la parola e la mente, hanno poca capienza per comprendere così tanto. Questo topico dell'ineffabile, che anticipa quello che Dante, insomma, svilupperà anche a proposito del nono cerchio, cui ci stiamo chiaramente avvicinando, è che è un topico che verrà riccamente esteso durante il Paradiso. Si articola ormai da questo momento in due situazioni: nell'incapacità mentale di comprendere o di ricordare nel momento in cui Dante sta per scrivere, e anche rispetto a quello ricordato, l'impossibilità di dirlo a parole in un modo soddisfacente. Quindi Dante ci prepara così, attraverso queste due terzine, a leggere qualcosa che eccede l'orrore di quello che abbiamo visto finora nell'inferno. E come quasi risposta a questa sua impossibilità, lui sviluppa un lungo adunaton, questa figura retorica dell'impossibile, nel quale insomma fa una serie di ricorda una serie di battaglie antiche e contemporanee. Per dire globalmente, ve lo anticipo così nell'interruzione che dovremo fare per diciamo, spiegare chi è ogni personaggio e qual è la battaglia allusa, non vi perdete appunto il senso proprio generale di tutto il discorso che va dal verso settimo al ventunesimo, cioè il senso globale è che anche se si radunassero tutti i feriti e tutte le ferite, i membri amputati dei soldati appartenenti a tutte queste guerre che ebbero luogo nel sud d'Italia, che Dante chiama la Puglia in modo generale, come chiama Lombardi quelli del nord Italia in modo generale. Non basterebbe questa quantità, insomma, quasi inimmaginabile, di morti, feriti, mutilati, amputati, non sarebbe nulla tutto questo in confronto con ciò che vide in questa bolgia. Quindi iniziamo questa Dunaton al verso settimo: «Sel saunasse ancor tutta la gente che già in sulla fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente per gli troiani e per la lunga guerra». Allora, anche se si radunasse tutta la gente che in passato sulla terra avventurata di Puglia, ecco, questa parola fortunata è stata interpretata diversamente, sia con il senso che ha oggi, fortunato, che in un senso positivo, in quel caso Dante si starebbe riferendo alla bellezza, alla ricchezza del paesaggio del sud Italia. Ma fortunato aveva anche nell'italiano antico un senso di sottoposto ai colpi di fortuna, quindi il senso in realtà dell'attuale sfortunato,
E quindi la terra travagliata, sofferta della Puglia, del subcontinentale dell'Italia, se si radunasse tutta la gente che fu dolente del proprio sangue, quindi che perse sangue nel sud Italia per i troiani, cioè a causa delle lotte dell'esercito di Enea, che portò appunto la guerra in una terra prima vissuta in pace, questa è una un'eco virgiliana, e per la lunga guerra che dell'anella fessi alte spoglie, come Livio scrive, che non erra, qui c'è una allusione alla seconda guerra punica, che secondo il racconto di Tito Livio, nella battaglia di Cannae, no, nell'ultima battaglia tra i Romani e Annibale, la quantità di morti fu tale che il bottino degli anelli tolti ai cadaveri faceva addirittura tre mogi, tre montagne. Quindi, se si radunano le guerre antiche di Enea e i popoli dell'Italia, e con la guerra punica, con quella, verso 13, con quella che sentio di colpi d'oglie per contrastare a Roberto Guiscardo, adesso si passa subito all'undicesimo secolo. Roberto Guiscardo era un normanno che aveva conquistato il sud dell'Italia, sconfiggendo i Saraceni e altre popolazioni. E l'altra, il precedente è sempre la gente, e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie a Ceperan, là dove fu bugiardo ciascun pugliese, e l'altra gente, le cui ossa ancora sono raccolte a Ceperano. Ceprano era un borgo al confine tra il regno della Chiesa e il regno del sud Italia, e dove ci fu lo scontro finale nel 1266, quindi stiamo arrivando quasi al presente della narrazione, tra l'esercito svevo, guidato da Manfredi, e la casa francese, Carlo d'Angiò. Il fatto che Dante attribuisca qui la bugia di ogni pugliese, sembra di star accogliendo una voce secondo cui ci fu un tradimento per cui Carlo d'Angiò non trovò alcun ostacolo da parte dei ghibellini che avrebbero dovuto difendere la regione. Allora, l'altra gente, le cui ossa sono ancora a Ceprano, il ricordo di questa battaglia terribile. E verso 17, là da Tagliacozzo, dove Sanzarmi vinse il vecchio Alardo, un'altra guerra, questa invece nel 1268, dove Carlo d'Angiò sconfisse Corradino, e il vecchio Alardo, cioè questo vecchio Alardo è Erard di Valéry, diciamo un esempio, insomma, di cortesia tradizionale, un personaggio che appare anche nel Novellino, in questo libro anonimo di prosa narrativa del 200, che avrebbe consigliato Carlo d'Angiò in un modo così sottile che non ci fu bisogno, insomma, di armi. Quindi Tagliacozzo, un'ultima battaglia tra svevi e francesi. E qua il forato, finito l'elenco di battaglie antiche e contemporanee, al verso 19 si enfatizza appunto la presenza dei membri forati e mozzi, quindi dei mozziconi e delle ferite, e qual forato suo membro, qual mozzo mostrasse, da equar, cioè di uguagliare, sarebbe nulla, non sarebbe possibile uguagliare il modo della nona bolgia sozzo. Allora, qui è interessante come Dante, attraverso questa enumerazione dell'adunaton così lungo, che tra l'altro, insomma, è popolato di riferimenti antichi, e che inizia il verso settimo ricordando un
un componimento provenzale, cui ora torneremo un attimo perché è particolarmente significativo nell'episodio, e quindi con un registro chiaramente aulico, enumera tutte queste battaglie antiche relativamente presenti e il sangue, le ferite che si sono accumulate, se si radunassero tutte, e contrasta fortemente con il verso 21, dove la parola sozzo, in posizione di rima, sonso vuol dire turpe, sporco, osceno, però è di un registro chiaramente colloquiale, contrasta fortemente con il registro che dicevamo c'era in tutti i versi precedenti, e cioè come se Dante riprendesse un genere e un tipo di retorica antica tradizionalmente usata per descrivere le guerre e facesse cadere tutta questa retorica aulica in un solo verso quando deve riferirsi a ciò che lui vide nell'inferno. E proprio il senso di questo contrasto probabilmente lo capiremo meglio quando finiremo di leggere il canto, ma è legato, come vi dicevo, a questo inizio di un componimento provenzale, che si chiama Lamento per la morte del re giovane, attribuito dalla tradizione a Bertrand de Born, importantissimo trovatore provenzale, che inizia appunto con un adiunaton: se si riunisse tutto il dolore del mondo, tutto il pianto, l'idea è la stessa, non basterebbe ad uguagliare il dolore per la morte del re giovane. Va bene? Perché dico che questa fonte è importante? Perché Bertrand del Born, che è un trovatore di cui Dante ha parlato molto bene altrove, sia nel Convivio che nel De Vulgari Eloquentia, è un personaggio proprio di questa bolgia. Lo troveremo proprio qua, e in questo crescendo di orrore che c'è nell'episodio, sarà proprio quello che avrà la ferita più terribile e inverosimile. Va bene? Allora, Dante ci ha preparato a un orrore particolarmente eclatante anche nell'inferno stesso, e subito dopo questa parola sozzo, che come vi dicevo fa cadere bruscamente il registro, aggiunge un'analogia, anch'essa chiaramente di sapore molto quotidiano e popolare. Verso 22. Giaveggia per mezzul perdere o nulla, com'io vidi un, così non si pertugia, rotto dal mento in fin dove si trulla. Allora, mai una botte, cioè questo recipiente dove va il vino, vero? Avendo perso il mezzul, che è diciamo la doga centrale, o lulla, che è la doga naturale, quindi una botte priva di una parte importante, non si pertugia, cioè non è rotta tanto come io vidi uno, cioè un personaggio, Dante sempre dal ponte chiaramente, rotto dal mento fino all'ano. L'ano però, cioè quindi aperto totalmente nel busto. L'ano, insomma, che viene nominato attraverso una perifrasi particolarmente sconcia, cioè dal mento fin dove si scorreggia, attraverso questa parola che del resto è una parola onomatopeica, vero? Si trulla. E quindi chiaramente il poeta ha assunto per descrivere la materia sozza di questa bolgia un linguaggio particolarmente comico, nel senso comico di Dante, no? Nel senso di volgare.
Quindi adesso la descrizione tremenda di questo personaggio, cui in pratica cadono tutte le interiora fuori dal corpo. Al verso 25, tra le gambe pendeva le minugia, cioè tra le gambe gli cadevano le budella, la corata pareva, quindi apparivano tutti gli organi, e il tristo sacco appariva anche. Lo stomaco, detto anche questo con una perifrasi, anch'essa molto pesante dal punto di vista del registro, il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia, cioè che converte in merda tutto quello che si ingoia, quello che si mangia. Quindi Dante sta guardando un personaggio di cui vede proprio tutti gli organi che gli cadono tra le gambe. Bene? E allora al verso 28, mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le man s'apersi il petto, dicendo: Or vedi com'io mi didacco, vedi come storpiato è Maometto. Allora, questo è Maometto. Insomma, sappiamo tutti chi è Maometto, ma il fatto che Dante lo trovi in questa bolgia che, come è stata definita da Virgilio, no, scusate, non da Virgilio, dal narratore stesso, alla fine del canto scorso, è la bolgia dove sono puniti quelli che hanno diviso internamente religioni, partiti politici, famiglie e quindi seminatori di scandali e di scisma. Il fatto che Maometto si trovi lì risponde a una leggenda crociata che evidentemente Dante accoglie, secondo cui Maometto era cristiano prima di fondare, insomma, la sua religione. E che addirittura sarebbe stato un cardinale della Chiesa che è deluso dal fatto che non è stato nominato Papa come si aspettava, avrebbe provocato questa grande divisione all'interno del cristianesimo. Va bene? Quindi il fatto che Maometto appunto sia qua e non tra gli eretici del sesto cerchio, vuol dire che Dante chiaramente lo considera, seguendo questa tradizione, un fraudolento. E perché questo? Perché evidentemente l'unità della religione, l'unità dell'impero, l'unità di una famiglia, sono vere in opposizione alle divisioni, perché rassomigliano in immagine, almeno in modo imperfetto, perché nel mondo l'unità divina. E quindi il fatto di aver diviso la religione cristiana viene attribuito a Maometto come un atto di frode, di divisione e di un'unità sacra come l'unità della religione. E Maometto quello che fa è aprirsi il petto in modo da far vedere ancora di più come si divarica, no? Mi dilacco, dice lui, come mi sconcio, e fa vedere a Dante che è sul ponte come è storpiato, come è distrutto, deformato. E subito dopo annuncia, al verso 32, è sempre Maometto che parla. Dinanzi a me se van piangendo a lì, cioè davanti a me, anche se tu non lo vedi, dice Maometto a Dante, se ne va a lì era il cugino e il genero di Maometto che aveva fondato all'interno appunto di questa divisione che aveva già fatto Maometto, questa nuova setta degli sciiti che appunto Dante sembra di considerare la frattura che completa quella iniziata da Maometto.
E questo si capisce dal fatto che, come si dice al verso 33, Ali è fesso nel volto dal mento al ciuffetto. Quindi il ciuffetto è insomma il ciuffo dei capelli e quindi è del tutto diviso nella faccia, Ali. Per cui la ferita di Ali complementa, diciamo, quella di Maometto che è invece rotto in tutto il petto fino a dove iniziano le gambe, va bene? Per cui sembra di, insomma, suggerire questa complementarietà tra i due contrappassi, sembra di suggerire il completamento della frattura di Ali rispetto a quella di Maometto. E al verso 34 continua Maometto. E tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma, fuor vivi, e però son fessi così. Come se non bastasse questo chiarimento del narratore alla fine del canto scorso, qui è lo stesso personaggio, un dannato, quello che spiega perfettamente in che cosa consiste il peccato di questa bolgia, il cui contrappasso è particolarmente palese. E infatti non a caso, come avrete sentito durante la prima lettura, l'ultima parola del verso è appunto contrappasso, unica occorrenza nell'intero poema di questo termine che definisce una regola che è presente in tutto l'inferno e tutto il purgatorio. Bene? Allora, a differenza di quanto accade per la bolgia precedente, quest'altra bolgia, che faceva parte sempre di questo, di questa, insomma, mancata precisione con la quale Virgilio, nella spiegazione che Dante riporta nel canto undicesimo, ha dato al discepolo sulla classificazione dei peccati nell'inferno, vi ricordate che lì Virgilio per riferirsi ad alcune bolgie aveva detto è simile l'ordura e da questo derivava appunto il grande problema critico che riguarda l'ottava bolgia, in questo, ma lì non viene mai definito come abbiamo potuto constatare nelle ultime 2 settimane, in questo caso ce lo dice il Dante narratore, ce lo dice qui Maometto. E insomma lo dice l'ultimo personaggio, Bertrand del Born, appunto, alla fine del canto. Allora, quello che dice appunto al verso 34 è tutti gli altri che tu vedi qui, e questa terminazione in parola acuta, che, cioè ossitona, che è così rara nell'italiano, sembra di accentuare appunto il carattere tagliato di questi personaggi. Vivi furono seminatori di scandalo e di scisma, quindi di divisioni interne, e perciò sono fessi così, perciò sono tagliati così. Quindi il contrappasso è molto evidente, no? Quelli che divisero sono divisi ora nel loro corpo apparente. E spiega Maometto una cosa terrificante, che le ferite che Dante sta vedendo durante l'eternità si chiudono, cicatrizzano, ma c'è poi un diavolo che con una spada le riapre eternamente. Quindi al verso 37, un diavolo è qua dietro che naccisma sì crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma quando aveva volta la dolente strada. Cioè c'è qua dietro, Dante non lo può vedere, un diavolo che ci concia così crudelmente con il taglio della spada, rimettendo nella ferita ognuno di questa risma, di questo gruppo spregevole, quando abbiamo girato la strada dolente. Cioè una volta che ci rimettiamo, il taglio della spada del diavolo ci ferisce ancora. Questa parola naccisma è stata anche notata come un'allusione a un componimento sempre di Bertrand del Born, questo personaggio che troveremo alla fine dell'episodio, che è un, diciamo, un
una poesia nella quale si fa una sorta di panegirico della guerra dove si elogiano appunto le ferite, eccetera. E quindi Dante conosce molto bene quest'opera, infatti la loda nel De Volgari Eloquentia, dove appunto dice che Bertrand del Born, che ora troveremo tra questi dannati, è stato il miglior poeta delle armi mai uguagliato da un italiano. Bene? Allora, dopo aver spiegato, cioè dopo essersi intanto presentato Maometto e aver presentato il genero Alì che Dante non può vedere dal ponte, e dopo aver spiegato come funziona questa bolgia e chi sono quelli che la popolano, come al solito al verso 42 domanda su Dante. E come anche prima aveva fatto Guido, crede che Dante sia un dannato che sta indugiando prima di andare sotto, insomma, queste ferite tremende. E quindi al verso 43 Maometto domanda a Dante: ma tu chi sei che in sullo scoglio muse, cioè che tu sporgi il muso dal ponte? Forse per indugiar dire alla pena che è giudicata in sulle tue accuse? Forse per, insomma, tardare ad arrivare alla pena che ti spetta secondo quello di cui sei accusato. Quindi, in qualche modo, sta facendo un'ipotesi sul fatto che anche Dante è stato un seminatore di scisma e che deve cadere anche lui in questa bolgia. Ma prima ancora che Dante possa rispondere, Virgilio si anticipa e spiega la verità dei fatti, come stanno le cose sul viaggio di Dante ancora vivo. Al verso 46: né morte il giunse ancor, né colpa il mena, rispose il mio maestro, a tormentarlo. Cioè, non è ancora morto, la morte non l'ha ancora raggiunto, né una sua colpa lo sta portando al tormento, rispose Virgilio. Ma per dar lui esperienza piena, a me che morto son, convien menarlo per l'inferno quaggiù di giro in giro. Ma io che sì sono morto, devo portarlo perché lui sperimenti, insomma, il male, giro sotto giro, insomma, attraversando l'inferno. E siccome chiaramente Virgilio sa di star dicendo una cosa molto difficile da capire, del tutto insolita, al verso 51 aggiunge: e questo è vero, così come io ti parlo, e questo è vero come te lo sto dicendo. E quindi udite queste parole, che erano insomma rivolte specificamente a Maometto, ma che con la solita verosimiglianza del testo vengono sentite anche da altri dannati che sono laggiù. Molti di questi peccatori trasecolano, rimangono storditi da questa cosa guardando Dante con ammirazione. Al verso 52 appunto si dice questo: più potente io restarono a riguardarmi per maraviglia, obliando il martiro. Cioè furono più di 100 i dannati che quando sentirono in bocca di Virgilio che io ero vivo, dice Dante, si arrestarono nella bolgia per guardare, meravigliate, cioè con questa sorpresa che di solito è attribuita attraverso la parola colosi, dimenticando il martirio, dimenticando addirittura la terribile punizione di cui sono oggetto. Mi si sente bene? Perché mi è appena apparsa una scritta dove diceva che la mia connessione è instabile. Mannaggia, questi giorni sta funzionando male internet. Io ho avuto problemi in tutte le lezioni che ho fatto in questi giorni. Scusa Claudia, dal 52 non si è sentito bene. Grazie. Allora, no, stavo di cioè avevo letto l'avevo comunque
anticipato, no? Nella parafrasi, che più di 100 peccatori che erano attorno a Maometto, sentendo da quello che dice Virgilio che Dante è vivo, si fermano per guardarlo con questa ammirazione. Che di solito viene nominata nel libro come... Ho visto che vi eravate tutti frizzati, per cui ho capito che non mi stavate sentendo e ho smesso di parlare per un po', ma la parafrasi di questi, la parafrasi di 52 e 54 si è capita? Sì? Grazie. Andiamo. Avanti, perché poi mi sono fermata al verso 55, sentendo Maometto questa cosa, cioè che Dante è vivo e quindi destinato a tornare al mondo, a un suo collega, potremmo dire, quindi a un altro seminatore di scandalo, e in questo caso un cristiano. Allora, al verso 55, or dia fra dolcin dunque che sarmi, tu che forse vedrai il sole in breve, sello non vuol qui tosto seguitarmi, si di vivanda che stretta di neve non rechi la vittoria al Noarese, che altrimenti acquistar non saria leve. Cioè, Maometto dice, visto che sei vivo, no? E che forse tra un po' rivedrai il sole, dia fra dolcino che si fornisca di viveri, in modo se non vuole seguirmi qua molto presto, quindi tosto, e non gli dia vittoria al Novarese, perché in un altro modo non gli sarebbe agevole vincere. Questo fra dolcino, Turnielli, era insomma un capo di un movimento messianico e pauperistico chiamato degli apostolici, che stava insomma denunciando la corruzione della Chiesa attraverso insomma gesti che Dante avrebbe potuto almeno in parte condividere. È che nel 1306, siccome il Papa Clemente V aveva bandito contro di lui una crociata, addirittura una sorte di una battaglia, come se lui fosse un infedele, attraverso il vescovo di Novara, che viene nominato appunto al verso 59 come il Noarese, lui si era ritirato sui monti e aveva resistito parecchio, se non che il freddo e la fame l'avevano costretto ad arrendersi più che le armi, insomma, e quindi ha dato appunto la neve, la stretta di neve, come dice qua Maometto, e la mancanza di viveri lo avevano portato alla morte, perché lui si era arreso ed era stato spezzato alcuni anni dopo questo dialogo che Dante sta avendo con Maometto. Quindi questa è un po' strano l'atteggiamento di Maometto, no? Perché come noi sappiamo i morti vedono il futuro. Quindi chiaramente questo consiglio che lui sta dando deve saperlo che è un consiglio vano, insomma, che non avrà un seguito. E lo fa molto velocemente, come c'è scritto appunto nella terzina successiva, al verso 61, Dante ci spiega, insomma, con quale velocità pronunciò queste parole, che addirittura
vengono dette tra il momento in cui lui alza il piede per fare un passo e lo appoggia. Quindi verso 61, poiché lumpie per girsene sospese, ma omettomi disse sta parola, indi a partirsi in terra lo distese. Quindi dopo aver sospeso un piede per andarsene, Maometto mi disse queste parole, no? Questo messaggio che invia a Fra Dolcino, e poi lo distese per terra il piede per andarsene, quando l'aveva pronunciata questa cosa. Nel caso di Fra Dolcino, noi abbiamo insomma una profezia secondo cui anche lui andrà a finire in questa stessa bolgia. E la volontà di Maometto non sembra quella di voler evitare a Fra Dolcino la dannazione, bensì di ritardare il suo arrivo nell'inferno. Perciò gli consiglia, prendi molti viveri, perché altrimenti non riuscirai, insomma, a vincere. E chiaramente abbiamo, attraverso questo personaggio, che non è nell'inferno, ma che è nominato da Maometto, abbiamo un, diciamo, un esempio di divisione all'interno del cristianesimo. No? Cioè, ricordate l'immagine tradizionale della, del manto di Cristo senza cucitura, no? Di questa tunica inconsultilis che non deve essere divisa. Quindi Fra Dolcino sembra di rappresentare la volontà di divisioni all'interno stesso della Chiesa cristiana. E adesso arriva un altro personaggio al verso 64, un altro che forata avea la gola e tronco il naso in fin sotto le ciglia e non avea mai più un'orecchia sola, ristato a riguardar per maniaviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna che era di fuor d'ogni parte vermiglia e disse. Allora, quest'altro che aveva la gola forata e aveva il naso tronco, quindi gli mancava il naso fin sotto le ciglia e aveva solo un'orecchia, e che era con gli altri, si era arrestato con gli altri a osservare Dante per meraviglia che lui fosse vivo, aprì la canna, perché chiaramente non gli arrivano le parole attraverso la bocca, ma siccome è forato nella gola parla attraverso la gola stessa, quindi aprì la canna che al di fuori era piena di sangue, vermiglia, e disse a Dante, no? Al verso 70, o tu cui colpa non condanne, cui io vidi in su terra latina, se troppa somiglianza non mi inganna, rimembriti di Pier da Medicina se mai torni a veder lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò di china. Allora, o tu, cioè a Dante dice, no? Che non sei condannato da alcuna colpa e che io ho conosciuto in terra italiana, quindi questo personaggio ha riconosciuto Dante come uno che conosceva quando lui era vivo, a meno che non mi inganni la troppa somiglianza, che non sia perché tu ci rassomigli, ricordati da Pier da Medicina se tornerai a vedere la dolce pianura del Po che va da Vercelli a Marcabò. Di Pier da Medicina non sappiamo niente, secondo uno dei commentatori antichi era probabilmente bolognese, chiaramente conosceva Dante e forse secondo qualcuno era al servizio dei due personaggi che adesso vengono nominati da lui stesso, perché così come Maometto ha voluto inviare un'indicazione, un consiglio a Fra Dolcino, questo personaggio invia insomma una breve profezia, questa volta senza un avvertimento, a quelli che lui chiama, al verso 76, i due miglior di Fano, cioè due nobili
di Fano, dell'Emilia Romagna, Guido e Angiolello, che vengono nominati al verso 77, che da quello che lui adesso profetizza, e noi sappiamo dalle cronache, furono chiamati per trattare argomenti politici da Malatestino, cioè il figlio di Malatesta. Vi ricordate che nel canto precedente, quando Dante ha fatto la rassegna della situazione politica della Romagna, aveva detto che Malatesta, l'aveva chiamato il cane, no? Il cane come uno che appunto sta dominando in questa zona. E allora li aveva chiamati questi due in Parlamento e dopo aver parlato con loro li aveva fatti buttare insomma dal loro vasello, dalla loro nave, Mazzerati, come dice al verso 80, Mazzerati era un modo terribile di far morire la gente, in modo da mettere con una zavorra dentro l'acqua affinché non potessero venire fuori. Quindi questo, quello che sta facendo Pier da Medicina, che ora leggeremo, è avvertire questi due, Guido, che secondo poi tutti è Guido del Cassero, e Angiolello di Carignano, che erano due importanti nobili di Fano, avvertirli che verranno traditi dal Signore. Insomma, Malatesta, va bene? Questo si dice al verso 76 e fa sapere ai due miglior da Fano, a Messer Guido e anche ad Angiolello, che se l'antiveder qui non è vano, quindi che se, come è vero, l'antivedere nostro di noi morti non è sbagliato, non è vano, quindi che se noi vediamo la verità come infatti vediamo, gittati saranno fuori di lor vasello e Mazzerati presso alla Cattolica nell'Adriatico, la Cattolica era un castello tra Rimini e Pessaro, per tradimento di un tiranno fello, cioè il tiranno feroce è appunto Malatestino, che vede con un solo occhio, come ora si dirà, perché gli mancava un occhio. E quindi avverte, insomma, forse sta volendo dire non andateci perché è una trappola, però lui dice che l'antiveder diciamo loro, di questi dannati, di tutti i dannati, non è vano, quindi questa cosa è effettivamente accaduta, per cui volerli avvertire è tanto vano, insomma, quanto il consiglio che Maometto aveva voluto dare al suo collega cristiano, vero? E in questo caso gli dice: avvisali che verranno traditi da Malatestino, Malatesta, e poi aggiunge al verso 82: tra l'isola di Cipri e di Maiolica, cioè in tutto il Mediterraneo, non vide mai sì gran fallo Nettuno, cioè il dio del mare, non vide una cosa così atroce, non da pirate, non da gente argolica, né da saraceni, né dai greci, che secondo Virgilio sono gente crudele, e infida. E adesso di nuovo nomina appunto Malatestino al verso 85, ma attraverso una perifrasi, quel traditor che vede pur con l'uno, cioè quel traditore che vede solo con un occhio, e tien la terra che tale cui meco vorrebbe di vedere esser digiuno, e regge Rimini, cioè la città che un tale che è qui con me avrebbe preferito di non conoscere, e qui diciamo lancia una sorta di, insomma, tentazione, perché Dante poi domanderà chi è quello che avrebbe preferito di non conoscere Rimini. Poi ne parleremo. Allora, quel traditore Malatestino che regge Rimini, tra parentesi, c'è qui uno accanto a me che avrebbe preferito non conoscere Rimini,
farà venirle a Parlamento Secco, cioè farà venire queste due migliori di Fano a parlare con sé, poi farà sì e poi agirà in modo tale che al vento di Focara non sarà lor mestier vuoto né preco. Il vento di Focara era un vento con direzione sud-est molto pericoloso, per cui i naviganti di solito pregavano. E allora, sarcasticamente, Pier da Medicina sta dicendo, siccome li ammazzerà prima di arrivare in questa parte, non avranno bisogno di pregare per salvarsi da questo vento pericoloso. Si capisce, no? L'ironia. Sta dicendo, agiranno in modo che non avranno bisogno di preoccuparsi del vento di Focara. Va bene? Perché saranno ammazzati prima. Va bene? Allora, io suggerirei di fare la pausa ora, perché poi appunto Dante domanderà chi è questo e inizia un nuovo episodio. Vabbè, non un nuovo episodio, nuovi personaggi. Se volete inviare, facciamo 5 minuti di pausa, se volete inviate le vostre domande alla chat, altrimenti tra 5 minuti mi fate le domande a voce. Sono le 3, alle 3:05 allora ci rivediamo, grazie. Voi le vuole fare adesso? Vedo che Susanna sta... Juan Pablo Dolcino è lo stesso che viene chiamato nel nome della rosa. Sì, effettivamente. Sì. E qualcuno stava alzando la mano e ora l'ho perso? No. Juan Pablo, vuoi dire qualcosa? Sì, l'ho scritto nel chat, ma lo dico. Per favore. Il termine narcisma, se non ho capito male, Dante lo ha estratto da una poesia. Sì, il verbo accismare è un provenzalismo. Il verbo in provenzale è accesmar, che Dante lo ha preso da una poesia, questo lo scrivo sulla chat, non vedo niente, però vi scrivo siccome in provenzale... Scusate. Beme Platz, sono le prime parole, e l'autore è Bertrand de Born, che è appunto questo personaggio che chiuderà l'episodio, perciò io insomma l'ho nominata questa parola, perché non sembra casuale che Dante insomma ricordi attraverso questa parola e attraverso la Dunaton dell'inizio del canto Bertrand del Born come poeta, visto che lui lo ammirava molto, e che lo trova proprio in questo luogo dell'inferno, perché in questo Platz lui fa un elogio della guerra. Praticamente la descrizione terribile che Dante qui fa delle ferite sembrano di contrapporsi chiaramente alla descrizione insomma elogiosa, eroica che fa Bertrand del Bornio di queste stesse ferite in guerra. Bene? Grazie. Prego, qualche altra domanda? No? Bene, andiamo avanti con la lettura. Appunto, vi ricordate che questo personaggio che dice di aver conosciuto Dante, di cui non sappiamo niente, questo Pier da Medicina, ha nominato molto indirettamente, per riferirsi a Rimini, la terra che uno che qui con me avrebbe preferito non conoscere. Bene? E allora Dante, ovviamente, che è molto curioso, al verso 91 domanda: e io a lui, dimostrami e dichiara se vuoi chi porti su di te novella, chi è colui dalla veduta amara.
Cioè, Dante, siccome l'altro gli aveva detto, se tu torni, insomma, in Italia, ricordati di me, Dante, in cambio di rinnovare la fama di questo, gli dice, mostrami e spiegami se vuoi che io porti notizie tue su nel mondo, chi è quello di cui hai detto che avrebbe preferito non vedere mai Rimini. E allora questo personaggio fa una cosa tremenda, al verso 94, allor puose la mano alla mascella di un suo compagno e la bocca gli aperse, cioè allora prende dalla mandibola un dannato che è accanto a lui e gli apre la bocca perché evidentemente quest'altro non la può aprire da sé, gridando questi adesso e non favella. Cioè, è questo quello di cui stavo parlando e non parla. Il fatto che questo evidentemente non possa presentarsi, non possa parlare, proprio nel canto in cui si nomina la parola contrappasso, ci deve far pensare che è appunto attraverso la parola che commise il suo atto peccaminoso. E infatti ora veniamo a sapere chi è al verso 97. Questi scacciato, il dubitar sommerse in Cesare, affermando che il fornito sempre condanno l'attender sofferse. Allora, questi, diciamo, insomma, perifrasi con la quale lo si nomina, si capisce subito che è Curione, Caio Curione. E questo tribuno della plebe che, cacciato da Roma, raggiunse Cesare a Rimini e gli consigliò di varcare il Rubicone, cancellò in Cesare ogni, perplessità rispetto all'impresa di marciare su Roma. Quindi ora torneremo un attimo su questo personaggio, ma prima facciamo la parafrasi di questa terzina 97-99. Questi, di cui sta aprendo la bocca, no? Cacciato da Roma, sommerse, cioè cancellò il dubbio in Cesare, affermando che chi è preparato, il fornito, attendere, diciamo, l'attendere. Sempre gli diede danno. E qui Dante sta prendendo, perché nella storia non è capitato così, infatti neanche Giulio Cesare lo scrive questo, cioè che appunto Curione fu a indurlo ad avanzare contro Roma, anche perché Rimini è già da questa parte del Rubicone, per cui evidentemente questo passo l'aveva già fatto Cesare, ma qui Dante sta seguendo, come tante volte, la Farsalia di Lucano, dove appunto Farsalio scrive questo esametro attraverso il quale Curione avrebbe detto a Cesare che quando uno è preparato per l'azione, diciamo in qualche modo gli nuoce l'indugiare e deve agire subito, incoraggiando appunto questo gesto che, come sapete, diede luogo, insomma, alla dittatura di Cesare, che però Dante vede come l'inizio dell'impero. Bene? Perché, diciamo, mi soffermo un attimo su questo, perché per la tradizione, insomma, di critica dantesca, la posizione di Curione in questo luogo così basso dell'inferno è stata problematica, perché intanto, come voi sapete, l'abbiamo detto fin dall'inizio del corso, Dante considera l'impero una istituzione provvidenziale,
è quindi inviata da Dio per porre rimedio al, insomma, alla situazione decaduta dell'umanità dopo il peccato originale. E quindi il fatto di attraversare il Rubicone è un fatto provvidenziale nella visione dantesca. E infatti Giulio Cesare non l'abbiamo visto tra i peccatori, bensì tra gli abitanti del limbo, e cioè di coloro che non si macchiarono di peccato, ma che sono chiaramente nell'inferno per il fatto soltanto di non aver avuto fede cristiana. E poi c'è anche il problema che questa stessa frase latina, tolle moras, cioè non, diciamo, non indugiare, Dante la cita in un'epistola propria per spingere Arrigo VII a scendere in Italia per annettere, diciamo, il giardino dell'impero alla parte germanica. E quindi quello che non so se capite, non torna molto, è che colui che ha indotto un'azione provvidenziale sia dannato. Ma è importante soffermarsi un attimo su questa decisione perché evidentemente, come abbiamo anche osservato per Caifas, Dante crede fermamente nel libero arbitrio di ogni individuo che convive con l'onnipotenza divina e la provvidenza, cioè nella visione di Dante, questo personaggio, Curione, agì in malafede perché volle provocare la guerra civile. E avendo scelto questo, è dannato tra appunto questi seminatori di scandalo e di scisma. Indipendentemente dalle conseguenze di questo suo gesto, che secondo Dante sono positive. Un caso analogo, ma di segno contrario, è quello di Costantino. Vi ricordate che nel canto 19 abbiamo letto come Dante attribuisca alla donazione di Costantino di gran parte dell'impero alla Chiesa proprio la rovina del mondo. E ciò nonostante, vedremo tra 2 anni, Costantino è salvo, perché evidentemente nella concezione dantesca Costantino agì di buona fede, non potendo conoscere le conseguenze che questo suo gesto avrebbe portato al mondo. Va bene? Quindi evidentemente per Dante, anche se il fatto di attraversare il Rubicone è l'inizio di un'istituzione che è preparata nel designio divino da sempre, la libertà del gesto di Curione lo rende responsabile della propria volontà di creare una guerra, dentro Roma. Va bene? Non so se va bene. Andiamo avanti e magari quando finiamo di leggere, se volete, fate qualche domanda. Bene? Allora, finite queste parole attraverso le quali Pier da Medicina fa vedere a Dante chi è quello che avrebbe preferito non conoscere Rimini, perché è appunto a Rimini che lui raggiunge Cesare e lo, insomma, insta a marciare su Roma. Al verso 100 riprende il Dante poeta: o quanto mi pareva sbigottito con la lingua tagliata nella strozza, Curio che a dir fu così ardito. Ecco che si vede il contrappasso puntuale, cioè Dante dice: quanto mi pareva avvilito, sconsolato, Curio con la lingua tagliata nella strozza, quindi all'inizio della lingua, proprio nella gola, che fu così ardito a parlare quando era vivo. E cioè in lui si vede che siccome il suo atto di seminare divisioni politiche
dipese da una frase detta con la lingua, ha proprio la lingua tagliata e chiaramente non può parlare. E al verso 133 appare un nuovo personaggio, e un che avea l'una e l'altra man mozza, levando i moncherin per l'aura fosca, sì che il sangue facea la faccia sozza, gridò: ricorderatti anche del Mosca, che disse lasso, capo a cosa fatta, che fu malseme per la gente tosca. Allora, un altro personaggio che aveva entrambe le mani tagliate, sollevando i moncherini, quindi insomma i pezzi di braccio attraverso l'aria oscura dell'inferno, quindi alzando le braccia senza mani verso Dante e Virgilio che sono sul ponte, in modo che il sangue che insomma sorgeva dalle ferite, dalle amputazioni, gli faceva la faccia sozza, quindi gli sporcava la faccia, gridò: ti ricorderai anche del Mosca che disse, oimè, capo a cosa fatta, che fu la mala origine per i toscani, per la gente toscana. Allora, questo Mosca è uno dei personaggi della cui sorte eterna Dante aveva interrogato Ciacco. Vi ricordate che nel sesto canto dell'Inferno, dove si racconta dell'incontro di Dante con il suo primo concittadino, aveva approfittato per domandargli dove fossero Farinata, Arrigo, il Mosca che è qua. Infatti, Ciacco aveva detto che queste anime si trovavano tra le anime più nere, quindi Dante sa perfettamente chi è. Questo personaggio è Mosca dei Lamberti, un capo ghibellino, fiorentino chiaramente, che qui viene responsabilizzato di aver dato un consiglio che portò Firenze e l'intera Toscana alle lotte tra Guelfi e Ghibellini, perché era accaduto che un fiorentino, insomma, che aveva promesso di essersi sposato con una della famiglia Amidei, Buondelmonti, poi mancò alle nozze, non si presentò. Sposò invece una ragazza di un'altra famiglia, e quando gli Amidei, la famiglia che era stata insomma offesa nell'onore, si riunì per vedere in che modo reagiva contro questo dispetto, da ciò che raccontano le cronache, erano state a discutere delle ore, non si arrivava a nessuna proposta che tutti condividessero. Finché appunto questo Mosca dei Lamberti non disse questa frase che qui lui stesso riprende al verso 107, capo a cosa fatta, secondo insomma i commentatori la frase che è un modo di dire nel fiorentino antico era cosa fatta capo a, che vuol dire insomma bisogna agire di conseguenza, è già, insomma, è già deciso questo, che significò appunto che gli Amidei decisero di ammazzare Buondelmonte a tradimento, insomma, lo presero quando lui stava passando per strada e insomma lo massacrarono. Allora, questo consiglio che diede Mosca fu, secondo quello che lui stesso confessa qua, l'origine della lotta tra Guelfi e Ghibellini in Toscana. E al verso 109, dopo che ha detto questo, Dante subito risponde: io gli aggiunsi, è morte di tua schiatta, e anche la morte della tua famiglia, perché, e qui sta dando Dante, diciamo, una notizia a Mosca sul fatto che i Lamberti erano stati esiliati.
Dopo che insomma lui morisse nel 1258, lui era morto credo nel 43, e che addirittura dopo la battaglia di Benevento, no, che nominavamo prima, nel 1268, quando finisce per sempre l'influenza sveva ghibellina in Italia, non tornarono più nella città. E quindi quando Mosca dice io pronunciai quelle parole fatidiche per la Toscana, Dante immediatamente aggiunge e fatidiche anche per la tua schiatta, per la tua stirpe, va bene? E questo personaggio chiaramente politico al verso 110, perché egli accumulando duol con duolo s'engio come persona triste matta. Cioè, per cui lui accumulando il dolore, che chiaramente è della insomma mutilazione delle mani, queste ferite eterne, accumulandolo con il dolore di questa frase di Dante, se ne andò come una persona triste e impazzita, proprio dalla tristezza. E adesso arriva l'ultimo proprio quadro di questa, di questo terribile affresco di piaghe, ferite, mutilazioni, ed è, come vi ho anticipato, la scena del personaggio Bertrand del Born. E Dante, di nuovo, così come ha fatto all'inizio del canto, annunciando attraverso questa dunatone, questa dichiarazione di ineffabilità che deve, ora deve, insomma, doveva come scrittore ritrarre una realtà particolarmente orrenda, anche qua annuncia il carattere proprio inverosimile di quello che sta per narrare. Al verso 112. Ma io rimasi a riguardar lo stuolo e vidi cosa che io avrei paura senza più prova di contarla solo. Cioè, io rimasi a riguardare questo gruppo di gente e vidi una cosa che io avrei paura solo di dirla, se non, non avendo prove, non potendo dimostrarlo. Se non che coscienza m'assicura la buona compagnia che l'uom francheggia sotto l'albergo del sentirsi pura. Se non che mi rassicura la mia buona coscienza che questa compagnia che rende liberi sotto la protezione del sentirsi pura. Cioè, Dante ci sta dicendo, io avrei paura di raccontare questo senza prove, perché sottinteso non ci credereste, ma sapendo che dirò la verità, mi rassicuro nella mia buona coscienza. Tutti questi momenti in cui il Dante poeta racconta cose che teme che non verranno credute dai lettori, sono da associare a un momento importantissimo del Paradiso, in cui a Dante viene indicato in un modo davvero solenne che lui deve raccontare tutto quello che vide, indipendentemente dalle conseguenze che questo avrà presso i lettori. Va bene? Quindi, come vi ho detto tante volte, anche l'inferno acquista tutto il suo significato solo nel Paradiso. Lì capiremo perché Dante ha visto quello che ha visto durante tutto il viaggio come pellegrino, e anche perché il Dante scrittore racconta le cose come le racconta. Allora, dopo averci annunciato che quello che sta per dire, insomma, è probabilmente inverosimile, al verso 118 lo racconta. Io vidi certo, e ancor par ch'il veggia, cioè, e mi sembra di vederlo ancora, talmente mi è rimasto impresso nella memoria, un busto senza capo, cioè un corpo senza testa, andarsi come andava gli altri della trista greggia, cioè camminare senza testa come camminavano tutti gli altri dannati dello stesso gruppo. E il capo tronco tenea per le chiome, peso con mano a guisa di lanterna,
cioè, e teneva con il braccio la testa troncata dal corpo come se fosse una lanterna, perché c'è cioè, una lampada, siccome nella testa ci sono gli occhi, questo dannato cui era stata tagliata la testa, si portava la testa per illuminarsi la strada con gli occhi. Bene? E quel mirava noi e diceva, e il capo, la testa, guardava noi e diceva, oimè, cioè si lamentava chiaramente. E al verso 124, di sé faceva a se stesso lucerna, faceva lume di se stesso a se stesso. Ed erano due in uno e uno in due, cioè, ed erano, beh, questo si capisce, no? Non c'è bisogno neanche di parafrasarlo, ma è interessante il modo in cui Dante dice come l'unità viene divisa in due e viene messa in crisi, proprio perché è di questi dannati rovinare, fare due, rovinare l'unità, insomma, che come dicevamo è sempre virtuosa, intanto ricorda l'unità indivisibile di Dio. Come esser può, aggiunge Dante al verso 126, come esser può, quei sa che si governa, cioè solo Dio che decide queste cose può sapere com'è possibile questa cosa, cioè che uno è due, essendo uno, e possa camminare portando la sua propria testa in mano. Allora, al verso 127, quando diritto al piede del ponte fui, cioè quando arrivò dirimpetto al ponte dove erano Dante e Virgilio, levò il braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue che fuoro. Cioè, alzò il braccio in alto, sostenendo la testa, per avvicinare a noi le sue parole, cioè affinché Dante e Virgilio sentissero questo corpo senza testa vicino alla testa al ponte. Certo, immaginate l'impressione del povero Dante, certo se lo ricorda ancora anni dopo. Le sue parole che furono, verso 130, or vedi la pena molesta, tu che spirando vai veggendo i morti, vedi se alcuna è grande come questa, cioè vedi la pena terribile. Tu che ancora respirando vai vedendo noi che siamo morti, vedi se c'è qualche pena grande come questa. Questa è una citazione del Lamento di Geremia, va bene? Che era molto molto comune nella liturgia dell'epoca. E adesso si presenterà, scusate perché non so che è venuto al cane che sta abbaiando come un matto. Ecco, non so se avete sentito, le urla non provengono dall'inferno, ma da casa mia, cioè l'abbaiare del cane. Eh? Allora, questo personaggio, dopo essersi lamentato, era già arrivato dicendo ohimè, e adesso ha detto: tu che stai visitando l'inferno avrai capito che non c'è una pena peggiore della mia. E adesso al verso 133 si presenta. E perché tu di me novella porti, sappi chi son Bertram dal Bornio, quelli che diedi al re giovane i mai conforti. Cioè, affinché tu porti notizie di me al mondo, sappi che io sono Bertram del Born, quello che diede al re giovane i pessimi consigli. Allora, questo appunto, Bertrand del Bornio, di cui abbiamo già fatto qualche cenno, un importante trovatore provenzale che era anche visconte di Guascogna e che era consigliere del re d'Inghilterra, che era anche duca di Aquitania, quindi di cui lui era suddito, il re Enrico, il re Enrico II, che aveva un re figlio, cui secondo, insomma, quello che dicono le cronache, non si sa se questo sia stato effettivamente storicamente vero,
appoggiato il figlio, l'aveva spinto a ribellarsi contro il padre. Va bene? E quindi al verso 136 Bertrand del Born appunto fa questo riferimento sul proprio peccato. Io feci il padre e il figlio in sé ribelli, cioè io feci litigare padre e figlio. Achitofel non fe più di Absalone e di David coi malvagi punzelli. Cioè, Achitofel, che era il consigliere di David, il re di Israele, aveva consigliato, questo si racconta nel secondo libro dei re della Bibbia, aveva appunto istigato Absalone a ribellarsi contro David. E allora lui dice... Il mio agire, dice Beltrán del Bornio, con questo figlio giovane del re, non è stato, insomma, minore rispetto a quello che è un esempio biblico di istigazione di un figlio contro il padre. E al verso 139 inizia quest'ultima terzina dove, dicevamo, appare per la prima volta il termine contrapasso. Perché io partì così giunte persone, cioè siccome io divisi persone così unite, cioè padre e figlio, partito porto il mio cerebro lasso, cioè porto partito il mio cervello, oimè, dal suo principio che è in questo troncone. Dal suo principio che è in questo busto troncato, cioè insomma questa parte del corpo che lui ce l'ha divisa. Vedete che qui si capisce appunto come lui stesso dice dopo il contrappasso molto chiaramente. Io disunì un figlio dalla propria origine, che è il padre, perciò ho disunito il mio capo dalla propria origine, che è questo tronco, va bene? Questo troncone. Questo termine contrapasso, che abbiamo usato tante volte durante le nostre spiegazioni, qui appare per l'unica volta in tutto il libro, però, come sapete, è una regola presente nelle due prime cantiche, cioè dove ci sono peccatori. Dannati per sempre nel caso dell'inferno, penitenti in via di arrivare a Dio nel caso del purgatorio. Non è un'invenzione di Dante, Dante la sta usando sì per la prima volta in italiano, ma la parola contrapassus in latino l'aveva usata San Tommaso per riferirsi a questa analogia che c'è tra il peccato commesso e la colpa ricevuta, che ha lunghissima tradizione, pensiamo alla legge del talione, occhio per occhio, dente per dente, e che in qualche modo implica il ricordo eterno nel caso dei dannati destinati all'inferno e il ricordo fertile nel caso dei penitenti del tipo di colpa commessa attraverso il tipo di punizione ricevuta. Va bene? Tommaso distingue però, ed è importante proprio in un canto dove la punizione fisica è così spaventosa ricordarlo, lui distingue tra il contrappasso morale e il contrappasso sensoriale. Il contrappasso morale di tutte le anime che sono nell'inferno è la mancata visione di Dio, è quello che appunto ricorda Virgilio davanti alla porta dell'inferno, quando dice a Dante che lui e Dante sono arrivati al posto dove vedranno questa gente che ha perso il ben dell'intelletto, cioè tutti i dannati, compresi quelli del limbo, tragicamente, hanno il contrappasso morale di non poter mai vedere la verità. Non poter mai raggiungere l'oggetto ultimo di desiderio che è Dio. Ma inoltre
e questo non ce l'hanno le anime del limbo, ogni gruppo di anime ricorda attraverso un contrappasso fisico il tipo di peccato che commise nel mondo, come abbiamo detto in molte occasioni. Va bene? Per somiglianza, come il caso per esempio degli lussuriosi che non avendo offerto, scusate, non avendo posto un freno all'istinto attraverso la ragione, essendo stati, diciamo, trascinati volontariamente dalla passione, sono eternamente trascinati da un vento cui non possono opporre resistenza, quindi in quel caso è chiaramente un'analogia per somiglianza, come è anche questo caso, coloro che divisero ora sono divisi, ma abbiamo visto e vedremo anche contrappassi per opposizione, come il caso per esempio degli indovini, che vi ricordate, avendo voluto guardare il futuro, quindi troppo in avanti, hanno la testa volta all'indietro, e avendo insomma fatto delle profezie finte, non possono neanche parlare perché il collo gli è del tutto strozzato. Va bene? Quello è invece un contrapasso per opposizione. Ne vedremo ancora sia nell'inferno che nel purgatorio. Allora, prima che rileggiamo il canto, volete fare qualche domanda? Sempre aprendo il vostro microfono. Sembra che loro accettino la colpa. E descrivono bene quello che hanno fatto, possono, non so come dirlo, sono, come posso dire, hanno accettato tutto quello che hanno fatto e accettano la punizione terribile che hanno. Non sono ribelli, non si ribellano. Beh, diciamo sì, è vero, intanto dobbiamo considerare che ribellarsi non servirebbe a nulla, insomma, nessun peccatore può evitare la pena cui è sottoposta dalla giustizia divina, anche se è vero che abbiamo visto, per esempio, tra i barattieri la volontà di uscire dalla pece bollente perché evidentemente sanno che i diavoli non sono del tutto efficaci nel controllarli, ma non è una vera ribellione, è diciamo la volontà costante di soffrire un po' di meno. In questi personaggi effettivamente, a differenza per esempio di quanto abbiamo visto la settimana scorsa come atteggiamento individuale di Guido da Montefeltro, che in qualche modo sembra di attribuire la causa della propria dannazione a Bonifacio, questi dannati effettivamente dicono quello che hanno fatto, lo confessano. Sì, sono consapevoli, evidentemente, come credo che siano tutti consapevoli della loro colpa, ma in questo caso decidono anche di dirlo, no? E sembrano anche di capire la causa per la quale sono così tagliati. A me non sembra casuale che proprio nel canto in cui si nomina il contrappasso, i dannati si mostrino così consapevoli del rapporto che c'è tra la loro condizione eterna e quello che hanno fatto, perché evidentemente è una delle funzioni della giustizia divina, non permettere che i peccatori dimentichino in che cosa è consistito il proprio peccato. Essendo per sempre divisi in questo modo
terribile ricordano la terribilità delle divisioni che hanno causato. Sì, grazie. Prego. Altre domande? È terribile questo canto, vero? È veramente pauroso. Del resto è interessante, lo noterete nelle prossime settimane, come in quest'ultimo tratto dell'inferno che sta percorrendo Dante, perché in pratica gli rimane una sola bolgia, la decima bolgia di questo ottavo cerchio, e poi scende proprio nel nono cerchio, quello dei traditori, che è il peggiore dei posti dell'universo. Ed è notevole come in questi ultimi canti si ricordi la presenza dell'inferno nella vita, nel mondo, no? In questo caso attraverso questo lungo adunaton sulle guerre, in cui, sebbene si dica esplicitamente che non sono paragonabili i risultati di tutte le guerre messe insieme all'inferno, beh, è comunque significativo che le divisioni che questi hanno causato, quelle che appunto suscitano le guerre nel mondo, le divisioni nel mondo, per cui c'è una contiguità davvero visibile tra la condizione dei dannati come contrappasso e l'orrore degno di inferno che hanno causato al mondo, vero? E vedremo che anche nei prossimi canti appariranno condizioni dei dannati che noi in minor misura e fortunatamente limitate nel tempo vediamo anche nella nostra vita. Qualche altro dubbio o commento? No, buonasera, ciao Claudia. Lei ha detto che veramente era una leggenda la storia di Maometto. Non è una leggenda, no? La storia di Maometto è la storia di Maometto. No, no, quello che ho detto che è una leggenda è il fatto che fosse stato un cardinale cristiano che insomma ha aperto una ferita all'interno del cristianesimo per via di una delusione perché ambiva ad essere papa. Questo ho detto. Certo, Maometto esistette veramente. Ho capito. Grazie. Prego. È la leggenda che permette di giustificare l'inclusione di Maometto non tra gli eretici del sesto cerchio, bensì tra i frodolenti che hanno causato divisioni. Bene? Perché non è solo per Dante un infedele, no? Dante lo vede chiaramente come uno che ha diviso il cristianesimo. Però Dante considera le divisioni, le scissioni familiari, di guerra, ossia ci sono dentro di tutti i colori, ossia per esempio l'ultimo dannato che ha separato il figlio del padre è una questione molto, come posso dire, è una scissione come tutte logicamente, però non so se è tanto significativa con quelle che ha diviso nazioni, terre, eccetera, eccetera. Questa è la mia idea. Considerate che la famiglia di un re non è solo una famiglia privata, non è solo il fatto di un padre che, diciamo, in questa storia di un re diviso dal figlio, si uniscono sia la pericolosità della divisione politica, diciamo si unisce questo alla divisione tra padre e figlio, che è una cosa molto notevole, diciamo non solo pensando all'armonia familiare nel mondo,
ma soprattutto pensando nella figura tradizionale di Dio come padre. Vedremo nel paradiso, io proprio sto studiando questo adesso per un articolo che devo scrivere, e come Dante ricordi, per esempio, il destino tragico di Fetonte, che si perse, morì e praticamente incendiò gran parte della terra per il fatto di non seguire la via del padre. No? Questo viene ricordato in mezzo al paradiso. E quindi non è un fatto poco grave, cioè dobbiamo insomma considerare che in questo canto, nei personaggi che si presentano, c'è chiaramente un crescendo, no? Tra quello che è diviso in parte del corpo, gli si vedono gli organi che cadono, e chiaramente non è una cosa piacevole, ma almeno può ancora parlare. Abbiamo poi i moncherini che lanciano sangue, abbiamo Curione che addirittura non può parlare, ma chiaramente il punto di arrivo del climax è uno che ha la testa in mano, no? E allora, insomma, evidentemente per Dante questa azione è gravissima, si è meritato da parte di Dio questa punizione, quindi bisogna prenderne atto e domandarsi perché. Ed evidentemente è possibile, almeno un'ipotesi, che qui si radunino la divisione interna alla famiglia, e in particolare tra il figlio maschio e il padre, che la cui unione garantisce la tradizione, alla disunione politica, insomma, dato che è una casa reale. Va bene? Se non avete più dubbi nei commenti, lo rileggiamo. Chi poria mai, pur con parole sciolte, dicer del sangue delle piaghe appieno, chi ora vidi per narrar più volte? Ogni lingua per certo verria meno, per lo nostro sermone, per la mente, che hanno a tanto comprendere poco seno. Se il saunasse ancor tutta la gente che già in sulla fortunata terra di Puglia fu del suo sangue dolente per li troiani e per la lunga guerra che dell'anella fessi alte spoglie, come Livio scrive che non erra, con quella che sentio di colpi d'oglie per contrastare a Ruberto Guiscardo, e l'altra il cui ossame ancor s'accoglie a Ceperan, là dove fu bugiardo ciascun pugliese, e là da Tagliacozzo, dove Sanz'arme vinsi il vecchio Alardo, e qual forato suo membro e qual mozzo mostrasse, da equar sarebbe nulla il modo della nona Bolgia Sozzo. Già veggia per mezz'ul perdere o nulla, com'io vidi un, così non si pertugia, rotto talmente fin dove si trulla. Tra le gambe pendevan le minugia. La corata pareva, e il tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia. Mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le man s'apersi il petto, dicendo: or vedi com'io mi dilacco, vedi come storpiato e maometto. Dinanzi a me sen van piagendo a lì, fesso nel volto dal mento al ciuffetto, e tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fuor vivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dietro che n'accisma si crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma quando aven volta la dolente strada, però che le ferite son richiuse prima che altri dinanzi li rivada. Ma tu chi sei che sullo scoglio muse, forse per indugiar dire alla pena che è giudicati in sulle tue accuse? Né morte il giunse ancor né colpe il mena, rispose il mio maestro a tormentarlo, ma per dar lui esperienza piena, a me che morto son, convien menarlo per lo inferno qua giù di giro in giro, e questo è vero così come io ti parlo. Più fuor di cento che quando l'udiro s'arrestarono nel fosso a riguardarmi per maraviglio obliando il martiro.
Or dia fra Dolcin dunque che s'armi tu che forse vedrai il sole in breve, s'ello non vuol piuttosto seguitarmi, sì di vivanda che stretta di neve non rechi la vittoria al noarese, che altrimenti acquistar non saria leve. Poiché l'un piè per girsene sospese, Maometto mi disse sta parola, indi a partirsi in terra lo distese. Un altro che forata avea la gola e tronco il naso infin sotto le ciglia e non avea mai che un'orecchia sola, restato a riguardar per maraviglia con gli altri, innanzi agli altri aprì la canna, che era di fuor d'ogni parte vermiglia, e disse: «O tu cui colpa non condanna e cui io vidi in su terra latina, se troppa simiglianza non mi inganna, rimembriti di Pier da Medicina, se mai torni a vederlo dolce piano che da Vercellia marca Bodichina». E fa sapere ai due miglior da Fano, a Messer Guido e anche ad Angiolello, che se l'antiveder qui non è vano, gittati saran fuor di lor vasello e mazzerati presso alla cattolica per tradimento di un tiranno fello. Tra l'isola di Cipri e Demiaiolica non vide mai si gran fallo nettuno, non da pirate, non da gente argolica. Quel traditor che vede pur con l'uno e tien la terra che tale qui meco vorrebbe di vedere esser digiuno, farà venirle a parlamento seco, poi farà sì che al vento di Focara non sarà lor mestier, voto né preco. E io a lui: «Dimostrami e dichiara, se vuoi ch'io porti su di te novella, chi è colui dalla veduta amara?» Allor pose la mano alla mascella d'un suo compagno e la bocca gli aperse, gridando: «Questi è desso e non favella!» Questi, scacciato, il dubitar sommerse in Cesare, affermando che il fornito sempre condanno l'attender sofferse. Oh, quanto mi pareva sbigottito con la lingua tagliata nella strozza curio che a dir fu così ardito. E un che avea l'una e l'altra mannozza, levando i moncherin per l'aura fosca, sì che il sangue facea la faccia sozza, gridò: «Ricorderatti anche del Mosca, che disse lasso, capo a cosa fatta, che fu mal seme per la gente tosca». E io gli aggiunsi: «E morte di tua schiatta, perché egli accumulando duol con duolo, s'engio come persona triste e matta». Ma io rimasi a riguardar lo scuolo e vidi cosa che io avrei paura senza più prova di raccontarla solo, se non che coscienza m'assicura la buona compagnia che l'uom francheggia sotto l'asbergo del sentirsi pura. Io vidi certo, e ancor par ch'il veggia, un busto senza capo andarsi come andavan gli altri della trista greggia, e il capo tronco tenea per le chiome, pesol con mano a guisa di lanterna, e quel mirava noi e dicea: «Omme!» Di sé facea se stesso lucerna, ed eran due in uno e uno in due, come esser può poi sa che si governa. Quando dritto al piede del ponte fue, levò il braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue, che fuoro: «Or vedi la pena molesta, tu che spirando vai veggendo i morti, vedi se alcuna è grande come questa. E perché tu di me novella porti, sappi chi son Bertram dal Bornio, quelli che diedi al re giovani mal conforti. Io feci il padre il figlio in sé ribelli. Achitofel non fe più di Absalone di David coi malvagi punzelli. Perch'io partì così giunte persone, partito porto il mio cerebro lasso dal suo principio che in questo troncone così sosserve in me lo contrapasso». Grazie dell'attenzione, ci vediamo la settimana prossima.